Buonasera a tutti. Oggi, come richiesto da molti di voi nei commenti ai precedenti video, torno a parlarvi di questa GLA, GLA 200 diesel 4Matic. Allora, premetto che è l'auto che usa per la maggior parte del tempo mia sorella e quindi per farvi questo video mi sono basato un po' sul mio giudizio e sul suo, quindi vi ho chiesto un feedback. Beh, parto subito col dirvi che è un'auto con la quale ci troviamo molto bene, ci piace, e adesso vi elenco rapidamente pregi e difetti. Innanzitutto devo dire che a noi piace molto esteticamente, la linea è riuscita, è abbastanza accattivante, può anche essere, perché no, femminile, appunto a mia sorella piace molto. E è un'auto, come vi ho già detto nel video di prime impressioni, costruita con cura, con una serie di dettagli di qualità che in alcuni casi mi lasciano anche stupito. Dopo l'esperienza, diciamo così così, che abbiamo avuto con la classe A, dove secondo me Mercedes era scesa di qualità, qua invece decisamente si è risollevata. È un'auto che va molto bene, è confortevole e silenziosa. Il motore è un 2000 diesel, appunto, che con i suoi 150 cavalli e 4 ruote motrici consuma relativamente poco. La media sui 15.000 km che abbiamo percorso in questo ormai quasi anno è di 6 litri per 100 km, 6,1 litri per 100 km. È confortevole, nel senso che anche rispetto alla Stelvio, benché la Stelvio teoricamente sia di un gradino superiore come categoria di auto, è ben più rumorosa, sia a livello di insonorizzazione aerodinamica, sia a livello di soprattutto di motore, sia da interno abitacolo che anche esternamente all'abitacolo. Inoltre, quindi, oltre ad essere confortevole, costruito con cura, è piacevole e consumare poco. Un altro pregio è sicuramente il sistema multimediale MBUX. Come saprete, se avete visto altri miei video, non mi sono trovato per niente bene con l'MMI di Audi e con il Virtual Cockpit, che reputo soltanto un gadget, diciamo, di estetica, ma che non dà in realtà niente in più alle informazioni che si può avere dalla strumentazione, o comunque poco in più, e in realtà dà anche numerosi problemi e bug. Invece su questo esemplare l'MBUX è davvero un sistema maturo, e adesso saliamo a bordo e vi faccio vedere cosa intendo con i pregi, come pregi per questa MBUX. Allora, accendiamo il quadro, anzi accendiamo il motore. Vi faccio vedere innanzitutto una cosa che mi piace, è il fatto che i Mercedes abbiano mantenuto la possibilità di triplici comandi, nel senso che lo schermo centrale si può comandare sia da qua, quindi con lo schermo touch, sia da queste razze sul volante che hanno questi controlli touch. Quindi il controller di destra si comanda lo schermo centrale, con il touch di sinistra si comanda lo schermo invece a sinistra, davanti al guidatore, e poi si comanda anche da questo trackpad. Devo dire che prima di comprarla mi sembravano ridondanti tutti questi comandi. In realtà hanno il loro perché. Innanzitutto permettono al guidatore di governarlo senza distrarsi, nel senso che in base a come uno preferisce o più comodo può utilizzare questi comandi oppure utilizzare questi comandi. Questi invece reputo che siano più scomodi per chi guida, perché ti obbligano a sporgerti in avanti, ma possono essere utili e sicuramente più intuitivi per un passeggero che sale a bordo e non conosce l'auto. Poi devo dire che Mercedes ha fatto bene a mantenere dei comandi fisici che ti permettono di rimandare le funzioni più importanti, di gestire ad esempio il volume con dei comandi fisici. Stessa cosa vale per il climatizzatore, quindi ben fatto. E poi inoltre c'è anche un'ampia possibilità di personalizzazione, quindi io posso decidere ad esempio nei quadranti, nei singoli quadranti, che cosa visualizzare, vedete? Poi tra l'altro in questa versione 4Matic posso ad esempio anche vedere la distribuzione della coppia nei vari assali, e poi si può, aspettate, adesso guardando lo schermo non è così semplice. Qua c'è anche la modalità off-road dove posso vedere gli angoli, l'inclinazione, quindi sicuramente è un sistema completo e ben fatto. Rispetto a quello di Audi non dà molti meno bug, forse addirittura non ha bug. L'integrazione con Apple CarPlay è davvero ben fatta, anche qua è soltanto via cavo, non tramite wireless. È fatta così bene che addirittura, mentre su Audi i comandi dell'auto poi dopo non comandano anche CarPlay, invece qua quando siete su CarPlay, pigiando Map, si va su Maps o su Waze che si sta usando, pigiando Radio si va su Media o generalmente sui Media col telefono,
e con Tesla si va sulla funzione telefono con Apple CarPlay, quindi davvero ben fatta. E una questione sempre satellite all'infotainment è la questione del, spegniamo dai per l'ambiente, è la questione dell'impianto audio, che benché sia l'impianto audio di serie lo reputo ben fatto, suona abbastanza bene, sicuramente meglio di quello dell'Audi. Tutta una serie di dettagli e chicche, poi delle rifiniture ve le ho già elencate nei precedenti video, se volete andatele a vedere, come ad esempio tutto questo rivestimento in semipelle davvero ben fatti, queste bocchette con illuminazione integrata, eccetera eccetera. Tornando al volo sulla questione infotainment, può piacere, può non piacere, sì, esteticamente non mi fa impazzire, devo dire, questo schermo gigantesco appoggiato così, però ecco, ripeto, secondo me se ci deve essere un virtual cockpit, come lo chiama Audi, quindi un cockpit virtuale, è giusto che sia ben fatto come questo qua, quindi davvero ti dà un qualcosina in più. Non sono un amante del genere, però questo secondo me è davvero ben fatto e ha il suo perché. Qui vi faccio un attimo al volo vedere che la media è di 6.1 litri per 100 km su questi 16.300 km. Oggi ad esempio, tornando dal lavoro, ho fatto una media di 6.2 e i chilometri percorsi in totale in questo ormai quasi anno sono 17.120. In questi 17.000 km problemi non abbiamo riscontrati, qualche difettuccio sì, adesso ve li spiego. Il primo riguarda gli ADAS, i sistemi di assistenza alla guida. Qualche volta sono un po' invasivi. Ad esempio i sensori di parcheggio hanno un suono davvero fastidioso, che ogni volta che entro in garage suonano in un modo acuto, perché rilevano che sto toccando nei bordi, ma in realtà è tutto sotto controllo. Ecco, adesso vi faccio vedere che cosa intendo. Quindi sto entrando in garage, vediamo di farlo sia facendo il video e sia senza distruggere la macchina. Adesso mi centro bene nella apertura della Claire. Ecco, mi ha frenato adesso, e tra poco mi rileva ai bordi, mi rileva che tocco nei bordi e quindi emette quel suono acuto molto fastidioso. Quando si fa retromarcia nei parcheggi, qualche volta rileva pericolo imminente e pianta giù le inchiodate che ti fanno spaventare. E quest'ultima cosa a me non è mai successa, ma invece mia sorella mi ha detto che a lei è successa almeno un paio di volte. È capitato in autostrada, superando un'auto a una velocità, diciamo, auto che va a 100 all'ora, tu gli passi a fianco a 130-140, perché magari l'auto va piano in corsia centrale. È capitato che il sistema di radar anticollisione rilevasse la macchina superata come pericolo imminente e tirasse un'inchiodata, che reputo fastidioso, spaventoso e anche pericoloso. Quindi, ecco, secondo me questo andrà aggiustato magari nei prossimi aggiornamenti software. Un altro difetto che ho riscontrato, se così si può dire, comunque una caratteristica, è che l'impianto di climatizzazione funziona bene quando caldo, ma da freddo ci impiega davvero tanto a scaldarsi rispetto all'Audi. Sicuramente l'Audi, forse, credo, poi non sono un tecnico, è avvantaggiata dal fatto che ha quel sistema micro ibrido, quindi forse non so se la batteria del micro ibrido può aiutare a riscaldare l'impianto più rapidamente. Comunque, ecco, è un pochino lento a entrare in temperatura, e devo dire che anche il funzionamento dell'avento è abbastanza rumoroso, un po' più rumoroso che sull'Audi. Infine, sempre venendo alla questione ADAS, assistenza alla guida, una cosa che ho notato è che su quest'auto qua non c'è di serie il cruise control attivo. Poco male, perché confesso che dopo averla avuto su un po' di macchine non mi fa impazzire, e soprattutto se guidi con un po' di traffico non ti permette di guidare tranquillo, perché continua a frenare e accelerare in modo abbastanza brusco. Però invece per chi fosse amante di questa tecnologia, che in alcuni casi invece rivela essere comoda, su questo allestimento, che comunque è un allestimento, non dico proprio top di gamma, ma comunque è un buon allestimento, questo accessorio manca, nel senso che va acquistato in un pacchetto di assistenza alla guida. Mentre per dire sull'Audi, che è dire tutto, è di serie. Quindi questa, secondo me, Mercedes avrebbe potuto metterlo di serie, come fanno ormai molte case. E perché poi mi dite che i commenti non sono, faccio due pesi e due misure, anche qua non c'è di serie il blind spot monitor, quindi il monitoraggio dell'angolo cieco. Un altro difetto in merito agli ADAS che ho riscontrato
è l'assistente al mantenimento di corsia, comunque l'anti-sbandamento, così lo chiama Mercedes, che non è attiva, nel senso che non ti mantiene a centro corsia, ma qualora rilevasse spostamenti al di là delle linee bianche senza mettere frecce, se la linea è tratteggiata emette una vibrazione sul volante, se la linea è continua ti dà una controsterzata importante. Mi è capitato anche lì di sera, strada vuota, ti sposti a destra per uscire senza freccia, sei già a destra senza freccia, oltrepassi magari di 40 centimetri la linea continua a bordo carreggiata e l'auto ti dà una controsterzata se tu magari non te lo aspetti, se sei lì che stai pian piano spostando, accompagnando il volante verso destra, verso l'uscita, ti dà questa controsterzata che vi assicuro che è tutto fuorché piacevole, ti fa anche spaventare. Non so se questo qua appunto è un problema che hanno risolto con aggiornamenti successivi o che verrà risolto. Niente, questo è quello che volevo dirvi su quest'auto. Se avete domande, richieste, fatemele, poi vi cercherò di rispondervi. Ecco, questi sono fondamentalmente i difetti, caratteristiche note negative che ho riscontrato in questo quasi anno. Difetti di fabbrica, inconvenienti non abbiamo registrati, speriamo che si continui così. E adesso invece volevo parlarvi di un'altra cosa, sempre una nota negativa. Allora, prima di questa Mercedes e prima della classe A abbiamo avuto una GLK. La GLK era, a mio parere, una gran macchina, ci piaceva davvero tanto, aveva un ottimo telaio, un'estetica accattivante, divideva molto il pubblico, alcuni la adoravano come noi, alcuni invece la trovavano sgraziata, era molto squadrata. A noi piaceva tanto, tant'è che ne abbiamo avute due di fila e mi rendo conto che mi è capitato di usare sia la GLK che questa in un campo privato sterrato, erba, fango. La GLK aveva tutta un'altra situazione telaistica e di meccanica. La GLK era una macchina con motore anteriore longitudinale e di base trazione posteriore con le ruote anteriori che subentravano qualora slittassero le posteriori. Comunque era una trazione integrale su base posteriore. Questa invece è una trazione integrale su base anteriore. Il pianale di base di questa è una classe A. Il pianale di base è quello della classe A. Il pianale di base della GLK era il pianale della classe C. Erano due macchine, diciamo, di levatura completamente diversa e vi assicuro che nella guida si sente, nella guida della GLK la sentivi proprio macchina, questa invece la senti più macchinina, non voglio sminuirla, ma la differenza è sostanziale. E guidarla nel campo sterrato vi assicuro che con la GLK era una goduria vera e propria, aveva anche un po' più di cavalli rispetto a questa, con questa diciamo che non c'è granché gusto, è una trazione integrale che ti aiuta qualora ci fosse neve, non l'abbiamo ancora usata sulla neve tosta, quindi non posso darvi un vero e proprio parere su quell'aspetto. Comunque questa è una trazione integrale che serve per aiutarti in quei casi, ma non è una trazione integrale che dia piacere di guida. E tutta questa considerazione per dirvi che il prezzo a cui è uscita questa GLA è lo stesso a cui ai tempi acquistammo, e parlo dell'ultima GLK nel 2013, acquistammo la GLK. Quindi mi rendo conto che i prezzi delle auto sono saliti notevolmente. Praticamente sono slittati di una categoria. Sono stato anche in concessionario l'altro giorno a vedere alcune macchine esposte, il Mercedes, e c'era una classe C nuova. Una classe C nuova a 65-70 mila euro, che un tempo, fino a anche meno di 10 anni fa, acquistavi una classe E accessoriata di tutto rispetto. Questa cosa mi fa un po' riflettere. Per certi versi mi spiace e mi rendo conto, dici, caspita, hanno aumentato i prezzi. Dall'altro ti rendi conto che seguono la direzione del mercato, seguono quello che vuole la gente. Per un appassionato di meccanica, non dico di essere un intenditore, ma comunque un appassionato di meccanica, di motori come sono io, secondo me è una grave perdita questa. Mi rendo conto che però hanno investito molto ultimamente le case automobilistiche su tutto quello che è ADAS e sistemi di assistenza alla guida e tutta questa tecnologia. Io confesso che preferisco mille volte avere una macchina con meno tecnologia, ma una meccanica di tutto rispetto. Non che qui non sia di rispetto, ma è una meccanica meno nobile, capito? È una meccanica più comune. Motore anteriore, trazione anteriore, motore longitudinale, scusate, trasversale.
avrei preferito che mantenessero i prezzi di una volta e mettessero meno tecnologia. Mi rendo conto che però l'utente medio, se sale un amico su questa macchina e non è un intenditore, la prima cosa che nota è sono questi schermi, sono le lucine nelle portiere. Non ti verrà mai a chiedere se l'albero di trasmissione è in carbonio come sull'Alfa Romeo, se non, nessuno sa queste cose, pochissimi perlomeno. Molta gente mi rendo conto che neanche sa se la propria macchina è trazione anteriore o posteriore, quindi le case giustamente vanno dove il mercato tira. Le altre case sono più avanti di te sulla tecnologia, ovvio che ti devi portare al passo. Se ti vuoi portare al passo aumenti i costi e sacrifichi alcune cose come appunto la meccanica. Vabbè, questa è la direzione che sta prendendo il mondo dell'auto, per non parlare dell'elettrificazione, scusate. Quindi questa è la mia considerazione. Ditemi cosa ne pensate e basta. Per concludere invece, sempre sull'MBUX e sull'abituarsi a tutta questa tecnologia, confesso che quando l'abbiamo comprata pensavo, temevo che a mia sorella non sarebbe piaciuta perché lei non è troppo un'amante appassionata di tecnologia. E neanche troppo, diciamo, abituata a gestire queste cose, queste novità, pensavo si sarebbe trovata male col sistema. E invece si è trovata bene, dice che dopo nel giro di un mese neanche lo comanda a occhi chiusi. Sicuramente per lei è un grande plus è il fatto di poter usare lo schermo touch. Io invece preferisco per mio gusto usare questo o questo. E poi mi ha detto che anche in modo molto semplice riesce a usare questo, che non è secondo me la cosa più intuitiva, però evidentemente con un po' d'apprendistato chiunque riesce ad utilizzarlo. E un'altra cosa, una peculiarità di Mercedes, che forse io do per scontato perché ne abbiamo avute un pochino di Mercedes di ultima generazione, cioè ultima generazione, ormai sono oltre 10 anni che fa così, è il cambio qua, il cambio al volante, che permette di liberare spazio al centro nel tunnel, e secondo me una volta fatta l'abitudine è molto intuitivo, quindi si va in avanti, si va in retro, così si mette parking, anche se parking poi si mette sempre da solo. E la questione è che i tre girastalli, che sono tutti abituati ad avere di qua, passano di qua, però ecco, anche questo qua ci si abitua molto in fretta, anzi addirittura mi è capitato quando avevo comprato l'Audi di azionare i tre girastalli pensando di cambiare la marcia.